In questo filmato andremo a ricostruire questo modello solido. Allora, per prima cosa apriamo un nuovo file. Andiamo su inizio, nuovo, standard millimetri. Ok, saltiamo, diamo un ok a questo warning che dipende, come al solito, dal fatto che ho personalizzato i file di prototipo. Qui abbiamo un fronte sul piano XY, io sono abituato a lavorare come in alto, poi giriamo, perfetto, XY, alto, e fissiamo questa inquadratura come vista, adatta alla vista, vista casetta, vista home. Allora, andiamo sul nostro disegno, direi che possiamo partire da questo cilindro cavo, poiché scaveremo lateralmente e poi costruiremo questa parte qui. Allora, cilindro di diametro esterno 108 e di diametro interno 57 e 10. Quindi, nuovo schizzo, casetta piano XY, cerchio, abbiamo detto 108. Controlliamo, esatto, è l'altro 57,10. 57,1. Poi andiamo a posizionarli, proiettiamo, aggiorniamo il disegno, proiettiamo l'origine, punto centrale, poi facciamo coincidere chiudiamo la proiezione, facciamo coincidere con il punto proiettato e poi mettiamo il vincolo di concentricità che è il più veloce tra questo cerchio e questo cerchio. Concludi schizzo, no, andiamo a fare, riapriamolo, scusate, facciamo la verifica dello schizzo, diagnostica, esamina, ok, perfetto, nessun problema. Ok, annulla, concludi, andiamo a vedere. L'estrusione è di 64, quindi parte 1, estrudi questo di 64. Ok, andiamo avanti. Dobbiamo scassarlo di 10 e lasciare una larghezza di 32. Quindi qui vado a fare dei rettangoli che siano a 16 dall'asse, 16 da una parte, 16 dall'altra, dall'asse, e che ci permettano di scassare. Allora, parte 1, estrusione, avvia schizzo su questa faccia, rettangolo, qui possiamo fare dei rettangoli possiamo anche farne uno e poi specchiare la lavorazione, anzi così faremo, ok, quindi questa distanza da questo punto a questo deve essere 16, direi che possiamo anche fermarci qui, però vincoliamolo un attimo, 7 quote necessarie, mettiamolo a posto, orizzontale, orizzontale, verticale, parallelo all'asse Y, parallelo all'asse Y, 3 quote necessarie, allineiamolo sull'asse Y, il punto in mezzeria, e quotiamolo come dimensioni, anche se qui non sono strettamente necessarie, però vabbè, almeno lo schizzo ci rimane completamente vincolato, 200. Per 60, completamente vincolato, verifichiamo lo schizzo, quindi ok, chiudiamo, verifica, esamina, sono terminate, nessun problema, ok, nulla, concludi, mi sembra che sia da tagliare per 10, esatto, estrudi, intaglio,
per 10. Ok, fatto. Adesso specchiamo la lavorazione, quindi specchio di una lavorazione, quindi di questa lavorazione, il piano di riflessione e il piano XZ. Perfetto. Preso, già mi mostra, do l'ok e la lavorazione è stata specchiata. Torniamo al nostro disegno. Ora si tratta di fare questo parallelepipedo che è largo in tutto 70, 50 più 16 più 16, 82 ed è lungo 174 fino a qui, però se lo facciamo fino a qui poi dobbiamo riscavare. Direi proviamo a vedere, allora mettiamolo lì e facciamo in modo che non vada a finire. Beh, questa parte la dobbiamo fare distante 174 e poi qui dobbiamo fermarci prima, quanto non lo so, lo vediamo dalla modellazione solida, in maniera da evitare poi di dover riscavare questo foro. Quindi 174 abbiamo detto per 82. Allora, schizzo. Lo vado a fare su questo piano qui. Costruisco il mio solito rettangolo. E incomincio a mettere i vincoli. Allora, cominciamo a posizionarlo esattamente a metà. Quindi, vincolo sull'asse X punto medio con l'origine, perfetto. Poi 16 16, mi ricordo 16 16 50 82. Quindi quota me ne sono abbondantemente passato 82. Poi e abbiamo 6 quote necessarie. Mettiamo i vincoli di orizzontalità e verticalità o di perpendicolarità. Orizzontale, quindi XX, Y, Y. Quota 82, 2 quote necessarie. Lo riprendo da sotto e vado a quotare la distanza di questo dal centro, che abbiamo detto è quella data 174. Quindi quoto questo da questo punto qui, 174. E posso ancora, mi manca una quota sola, praticamente devo stabilire dove sta questo segmento del rettangolo, questo lato del rettangolo, potrei anche fare una roba del genere. Ok, lo prendo. Lo sposto dove mi serve e poi ne fisso la quota. 144. Lo verifichiamo. Perfetto, vedete, va dentro, quindi ma non va all'interno del foro, per cui non dovrò scavarlo. Allora, torniamo di qua, guardiamo l'altezza del basamento che è 22, poi dopo faremo queste due alette laterali, oppure possiamo farlo tutto e poi scavarlo. Facciamolo tutto e poi scaviamo, quindi 22 più 22 lo facciamo alto 44. Devo sempre verificare lo schizzo, ok, verificare lo schizzo prima di nessun problema, quindi ok, annulla. Abbiamo detto 44, concludi, estrudi nell'altra direzione ed è 44. Capita, l'ha interpretata come sottrazione, riapriamo, modifica lavorazione, cambiamo, facciamogli capire che vogliamo una aggiunta, ok?
Quindi ora devo andare a scavare questa parte interna. Allora, per farlo, questo rettangolo è largo 50 ed è lungo 114. Per farlo, mi basterà fare uno schizzo su questa faccia. Allora, è largo 50 ed è lungo 114. Inoltre, questa sta allineato con questo spigolo. Qui quello che mi conviene fare per quanto riguarda il posizionamento e non avere problemi poi nella verifica dello schizzo è quello di allineare questa con un punto che proietto qui. Perché se le allino con questo spigolo, allora questa è una parte di tutto questo spigolo qui, devo farlo più corto. Se proietto questo spigolo e le allineo, mi dirà poi che ci sono delle curve sovrapposte. Anzi, possiamo andare a fare in prima battuta, possiamo andare a fare lo schizzo in questa maniera qui. Poi andiamo a fare la verifica e eventualmente poi lo correggiamo. Allora, proietta geometria questo. Ok, allinea questo con questo, perfetto, e diciamogli che è largo 50. Adesso aspetto un attimo finché non mi compare la possibilità di prendere la curva. Ok, 50, questo tempo di attesa lo potete modificare nei parametri. 50, poi lo allineiamo anche correttamente, allineiamo sull'asse X, quindi allineiamo questo punto medio con questo. Perfetto. Poi abbiamo detto 114, se non ricordo male, esatto. Quindi quota 114. Poi mettiamo 4, 3 quote necessarie, manca qualche. Uno è già diretto, questo spigolo è già blu perché è già diretto, quindi mancano due vincoli secondo di direzione, non del punto medio, però due punti, due vincoli di direzione di questi, eccoli qua, e manca questo per questo. Ok, andiamo a fare la verifica dello schizzo e un problemino potrebbe darcelo. Esatto, vedete, anzi ce n'è di più di uno perché oltre a esserci delle curve sovrapposte poi ha trovato dei vincoli in eccesso, dei vincoli coincidenti mancanti, eccetera, eccetera. Nessun problema anche a farli così gli schizzi, perché se io concludo e vado a fare l'estrusione, vedete l'estrusione qui non compare la croce rossa che mi dice che lo schizzo ha un problema e la lavorazione lo fa. Però, siccome sempre. Ripeto, siamo qui per imparare, schizzo 4, riapriamolo e andiamolo a fare in un altro modo. Quindi qui cancelliamo tutto, completamente vincolato vuol dire che non c'è più niente, forse no, forse sì, no, non c'è più niente, rifacciamo una selezione. Ok. Allora, l'idea è di proiettare questo punto. Poi di costruire sempre questo il rettangolo come abbiamo fatto prima. Ok, poi di allineare sull'asse Y, punto. Poi quota 50. Quota. Questo da questo spigolo 16, una sola quota necessaria, in effetti mi manca la lunghezza di questo rettangolo, quota 104. Adesso tutto è fissato, meno questo qui che era verde, che adesso si sposterà col 104. Ok, facciamo la verifica dello schizzo. Nessun problema rilevato. Ok, quindi
Diciamo, potevamo costruirlo anche in quell'altra maniera, ma mi dava poi dei problemi, anche se non erano effettivi dei problemi. L'idea è sempre la stessa, prima di partire a posizionare figure su piani già dove ci sono dei profili, se posso sfruttare un pezzettino del profilo che ho, lo uso, ma se... Altrimenti mi creo un punto di riferimento con la proiezione di quello che ho fatto fino a quel momento e poi rispetto a quel punto sistemo tutto. Quindi questo è da concludere e da scassare, se non ricordo male, di 22. Perfetto. Scassare intendo sottrarre, estrusione, questo in sottrazione di 22. Do l'ok, fino a lì ci siamo arrivati, se non erro, ci mancano i due fori e questo smusso qui. Allora, guardiamo gli smussi, sono 12 per 45 gradi, facciamoli subito. Il comando si trova qui fra le modifiche, smusso. Abbiamo diverse opzioni, usiamo la prima in cui basta una sola distanza, mettiamo il valore di 12 e andiamo a selezionare il primo spigolo e facciamo ok. Facciamo anche la seconda. Già ritroviamo il 12 spigoli, selezioniamolo direttamente questo e anche in questo caso diamo l'ok. Smusso 1, smusso 2, finiti. Avrei potuto farli anche con un unico comando, avrei potuto farli anche con le altre opzioni, rimando al filmato sugli smussi. E poi i due fori. Eccoli qua, sono di diametro 22, poi li posizioneremo e cominciamo a farli. Avvia schizzo su questa faccia, cerchio 22, 22. Ok, allineiamoli con la mezzeria, quindi sull'asse X, li allineiamo fra loro. E poi li allineiamo con la mezzeria e abbiamo solo due quote più da mettere che sono la posizione e l'interasse sull'asse X ancora. Ok, andiamo a vederla. 35-50. Quindi quota di questo da qui 35. Quota 1, vedete, si è vincolato di questo l'interasse 50. Concludi schizzo. Prima di concludere lo schizzo, diamo l'ok, facciamo la verifica. Nessun problema. Ok, annulla. Concludi, estrudi a tagliare 1, 2. Fino a o tutto, come volete, tutte, va bene anche questo. Ok, l'oggetto è terminato, il modello solido è terminato. Un'ultima cosa, aggiungiamo in questo filmato strumenti, gestione, parametri. Allora, se apriamo i parametri, qui noi ritroviamo tutte le quote che abbiamo dato e dove le abbiamo date. Quindi, quando abbiamo fatto il primo schizzo, abbiamo dato due diametri, diametro esterno e si chiama diametro esterno e D1. In realtà Inventor, quando questi sono tutti i parametri che abbiamo usato nel nostro disegno, in realtà questo parametro si chiamava D0. Qui adesso si chiama diametro esterno perché io sono entrato e ho modificato questi parametri. Allora, questo schizzo 1 sono due parametri, se ricordate, quindi modifichiamo anche il secondo, diam interno. Ok, diamo l'ok, fatto. Adesso se io vado a riprendere lo schizzo 1, modifica schizzo, e per qualche, ricordiamoci che Inventor è parametrico, e per qualche motivo volessi cambiare questo valore da 108 a un altro valore, se ci clicco sopra trovo che si chiama diametro esterno, cioè ha preso il nome che io ho dato al parametro. E se adesso io questo 108 lo faccio diventare, che ne so, 110, la figura 112, diametro esterno. Ok, vedete, è cambiato lo schizzo. Se adesso io concludo lo schizzo, è cambiato anche il pezzo.
Adesso qui si nota poco, ma vediamo di farlo notare. Diam 1, schizzo, modifica schizzo. Andiamo su questo qui che non è più 108, ma lo facciamo di 150, esagero. Concludi schizzo. Vedete che beh, chiaramente qualcosa adesso qui è saltato. Perché anche questa lavorazione doveva tirar via qualcosa, cioè il pezzo chiaramente ha cambiato forma, però voglio dire, quel parametro io gli ho dato un nome e un valore, quindi a qualsiasi quota che c'è dentro un disegno io posso dare un nome e un valore, questa sta la parametricità di Inventor. Adesso risistemiamo il nostro oggetto, era 108, lo riportiamo a 108 e se il disegno, il modello solido è fatto correttamente, io posso cambiare qualsiasi di queste quote qui e posso modificare la forma dell'oggetto, modificando la forma dell'oggetto. Concludi schizzo, 108, siamo ritornati al pezzo voluto. Buon lavoro.